E Ravenna, tanti spunti interessanti che ci attendono in questo weekend, tanti spunti che possiamo passare in rassegna con un protagonista del mondo del volley, tanto su scrivanie di molta Italia quanto anche fianco a fianco con le nazionali italiane maschile e femminile. Un piacere trovare su Sportiva il consigliere delegato di Power Volley Revivre Milano, Alberto Gavazzi. Buongiorno Gavazzi e grazie per essere qui con noi su Sportiva. Buongiorno a tutti, grazie a voi di avermi invitato. E grazie a lei per averlo accettato. Ripartirei dalla sfida che vi tocca particolarmente da vicino per poi planare anche su una presentazione di tutta la giornata. Milano, dopo un approccio un po' difficile con la stagione, il 3-0 subito a Piacenza, ha subito l'occasione di riscatto. Domani alle 18, raccontavamo e dicevamo, contro Perugia. Sì, domani alle 18 c'è la prima partita in casa al Palabossani, a Castellanza, e soprattutto una voglia di, non dico di rifarsi, però di mettere in campo tutto quello che sappiamo fare. Certo, la squadra che affrontiamo è Perugia, che verrà a Milano con Castellanza, col dente avvelenato, in quanto ha perso la prima in casa con Verona, e quindi due sconfitte, due squadre che sono state sconfitte alla prima di campionato, che cercheranno di risollevarsi da questo punto di vista. Diciamo due squadre con anche con due situazioni diverse. Noi purtroppo siamo partiti non bene, anche perché siamo in questo momento deficitari per causa di infortuni. Perugia invece sorprendentemente battuta in casa invece da Verona, da un'aggressiva Verona. Quindi della bella pallavolo al Palabossani domani. Sicuramente con una squadra, quella di Milano, che lo raccontavamo anche la scorsa settimana, ha cambiato tanto nel corso dell'ultimo mercato e si ripresenta quindi con rinnovate ambizioni, ma anche con un gruppo che deve essere forse ancora un po' amalgamato, Gavazzi. Assolutamente, beh, come tutti sanno, dall'anno scorso anno la squadra è stata rivoluzionata, è rimasto solo l'attuale capitano De Togni, presi quindi 11 o 12 giocatori nuovi, e sicuramente la questione di amalgama ha sempre la sua importanza. Poi peraltro stagione un po' inizio travagliato tra infortuni, grandi giocatori che sono andati in nazionale come Sottile, che è arrivato all'ultimo, e quindi questo non ha certo agevolato il lavoro di Luca Monti in palestra. Però siamo qui, adesso siamo al completo, stiamo recuperando anche purtroppo i nostri stranieri infortunati, ne avremo ancora per qualche settimana, adesso c'è solo da diciamo, le cosiddette riserve devono mettere in campo tutto per supportare e portare, diciamo, un po' di fieno in cascina, come si suol dire, per le partite più diciamo più importanti alla nostra portata, ecco, da questo punto di vista. Ne parlavamo proprio anche con Giorgio De Togni, che citava, il capitano della Power Volley Milano, una settimana fa qui su Sportiva. L'obiettivo diventa, anzi è quello di intanto cercare di assicurarsi a fine stagione un posto nelle prime otto, quindi ai playoff. Assolutamente sì, nel senso che la squadra ha le potenzialità per raggiungere questo obiettivo. Sicuramente quest'anno l'asticella si è alzata, non sia le squadre di alta fascia, ma anche quelle che erano di media e l'anno scorso hanno lottato per, diciamo, per gli ultimi posti, si sono tutte rinforzate. Questo è un bene per il campionato, un bene per il movimento. Anche noi abbiamo operato bene sul mercato e abbiamo preso, diciamo, una squadra che è competitiva al completo, e quindi con, diciamo, con le prossime partite vorremmo mettere in campo quello che è il nostro potenziale. Probabilmente faremo un po' più di fatica per i noti problemi che ci sono, diciamo, che sono avvenuti in queste ultime settimane, però diciamo che l'obiettivo è quello sicuramente di cullarsi, diciamo, verso il settimo, ottavo posto per arrivare a questi agognati playoff che noi tutti vogliamo raggiungere. Con Alberto Gavazzi possiamo concentrarci anche sulle altre sfide di questa seconda giornata di Superlega Volley Maschile. Ne notavo una su tutte: domani alle 18 Verona-Modena si affrontano coach Gianni, CT della Slovenia, argento agli ultimi europei, e chi di fatto lo ha condannato, ovvero il francese Ngapet, che da Modena si è messo la medaglia d'oro al collo agli europei contro Gianni, la Supercoppa con Modena pochi giorni fa, e adesso va a ritrovare il CT della Slovenia che ha battuto solo poche settimane fa, no?
Assolutamente, beh, peraltro voglio dire, al di là di questi match nel match, stiamo parlando di due squadre che puntano a arrivare in fondo alla stagione. Verona un po' più come sorpresa, cioè ha fatto quel percorso che Milano dovrebbe fare, cioè consolidarsi negli anni per poi in 2-3 anni raggiungere il vertice, e quindi tanto di cappello a Verona che appunto nella prima giornata ha battuto in modo perentorio Perugia, altra candidata ad arrivare lontano, e Modena insomma la candidata al posto numero uno insieme a Macerata per essere avere un posto al sole, ha vinto anche la Supercoppa l'anno scorso, comunque ha vinto la Coppa Italia, quindi sicuramente una squadra costruita per vincere, quindi questo è l'incontro più importante della giornata, per capire anche se Verona dopo questa ottima prestazione a Perugia riuscirà a confermarsi in casa, quindi ci sono tanti scontri diciamo all'interno di queste due grandi squadre. Assolutamente, e non mancherà di emozionarci anche il racconto di questa seconda giornata della nostra Superlega di volley maschile. Alberto Gavazzi, consigliere Power Volley Milano, è stato un piacere, grazie, appuntamento a presto e buona partita. A presto, grazie a voi, arrivederci.